Buongiorno, San Tommaso d'Aquino si celebra il 28 gennaio, quando invece è morto 7 marzo 1274 a Fossanova, mentre si recava al Concilio di Leone, a cui partecipò anche San Bonaventura e il suo amico Francescano, San Tommaso d'Aquino, Domenicano. Certamente i Domenicani, dato che veniva festeggiato ad agosto, al 7 marzo, e cadeva sempre in Quaresima, è chiaro che per festeggiarlo hanno pensato bene il 28 gennaio, il ricordo della traslazione del suo corpo da Fossanova a e Tolosa. Tommaso d'Aquino è il mio patrono per due ragioni: per la mia vocazione, che è francescana, però ho letto un opuscoletto di San Tommaso d'Aquino che diceva che è bene che i bambini entrino in monastero o in convento, in modo tale che possa essere istruiti bene nella dottrina cattolica. Se rimangono, saranno monaci o frati; se se ne vanno, saranno ben istruiti, e tanto di guadagnato. Quindi è favorevole alla vocazione dei bambini. La seconda ragione è che io volevo avere una sapienza tale di San Tommaso che, entrando nell'ordine francescano, da Mario ho preferito il nome di Tommaso. Tommaso d'Aquino è celebre per la Summa Teologica, è celebre per la sua santità, tanto che alla fine della vita voleva bruciare tutto, perché cioè non mi rimane altro che Gesù crocifisso. Lui, dato che era silenzioso, ho detto: ma che ne sarà? E un maestro disse di lui: sì, è un bue muto, il cui muggito si sentirà in tutta la terra. Era semplice, ubbidiente, e narro un piccolo aneddoto e poi leggiamo il Vangelo. Un religioso disse: Tommaso, Tommaso, vai alla finestra, c'è un asino che vola. E lui ci è andato a guardare. E quello si è meravigliato, dice: come, con tutta la tua intelligenza? Se, e con la mia intelligenza non sapevo. Non potevo credere che un religioso dicesse bugie, diciamo il Vangelo. E da San Marco, capitolo 4, versetti, dal 26 al 34. E Gesù diceva: l'uomo di Dio è come la semente che un uomo sparge sulla terra. Ogni sera egli va a dormire. E ogni mattina si alza, dando il seme, germoglia e cresce, ed egli non sa affatto come ciò avviene. La terra da sola fa crescere il raccolto, prima con un pilo d'erba, poi la spiga, e nella spiga il grano maturo. E quando il frutto è pronto, subito l'uomo lo prende. La falce perché è venuto il momento del raccolto. E Gesù diceva: a che cosa somiglia il regno di Dio? Con quale parabola ne parleremo? Esso è simile a un granello di senape che, quando viene seminato sulla terra, è il più piccolo di tutti i semi, ma poi, quando è stato seminato, cresce
e diventa il più grande di tutti nell'orto e mette dei rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Così, con molte parabole di questo genere, Gesù parlava alla gente e annunciava il suo messaggio così come potevano capire. Con la gente non parlava mai senza parabole. Quando però si trovava solo con i suoi discepoli, spiegava loro ogni cosa. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Il regno di Dio è un piccolo seme. Questa è tutta la dottrina. Mi sembrava una cosa strana. Tutta la dottrina della buona notizia del Vangelo è questa. Essere piccoli, un piccolo seme. Infatti, la profezia dice: non griderà nelle piazze, non farà sentire la sua voce, non spegnerai il lucignolo fumigante, perché Dio, nella sua infinita potenza, nel relazionarsi con l'uomo, si fa uomo e si fa piccolo. L'infinitamente grande diventa l'infinitamente piccolo. Per cui il regno di Dio, che sarebbe Gesù stesso, il regno di Dio sulla terra, Gesù. E Gesù non solo è mite, umile di cuore, ma anche è piccolo. E si paragona a un seme qualsiasi che viene buttato sulla terra. C'è colui che l'ha seminato, l'agricoltore, sia che dorma, sia che vegli, il seme fa il suo corso. Anzi, se va a controllare meglio, insomma, a scavare, lo rovina. Deve aspettare che il seme faccia il suo corso. Poi, andando avanti nella spiegazione, o meglio, nell'annunzio, è come il più piccolo dei semi. Seme di senape, che praticamente insomma, una pianta da ortaggio. Ora, taglia ortaggi, dice il Signore, quando esplode nella sua grandezza e ha fatto il suo corso. È il più grande di tutti gli altri ortaggi. Per cui anche gli uccelli possono nidificare nei suoi rami. Sempre in parabole, cioè con semplicità, per farsi capire, ma anche chi non vuole capire non capisce. Ai discepoli in segreto spiegava loro le parabole. Beh, la spiegazione la possiamo dare noi brevemente e nel nostro piccolo. La potenza di Dio si manifesta agli umili, attraverso gli umili e soltanto agli umili.
quindi soltanto ai piccoli, che non si fanno problemi, che accettano con gratitudine la parola di Dio, che sembra essere insignificante, ma che è molto efficace. Soltanto richiede il tempo della maturazione, come succede per le piante, come succede per ogni uomo che da bambino, o meglio dal primo istante della concezione, è tutto l'uomo, ma deve svilupparsi piano piano, piano piano, silenziosamente, finché si arriva alla maturità. Così tutto l'universo, così Dio fatto uomo, e così Dio vuole, in modo tale che nessuna creatura si vanti dinanzi a Dio, ma dia gloria a Dio che ha fatto queste cose grandi attraverso le cose piccole. E così è piaciuto a Dio. Una parola, essere piccoli. Anche i bambini vogliono essere considerati grandi e si ha premura a diventare grandi. E anche noi, anche a una certa età, si vuole essere sempre considerati grandi, sapienti, coloro che sanno tutto. Coloro che sanno fare tanto, che operano meraviglie, quando noi sappiamo, ma per esperienza dei nostri santi, che hanno compiuto meraviglie solo quando hanno fatto operare Dio nella loro vita, perché si sono fatti piccoli. E questo è il segreto, perché Dio sceglie i piccoli. Sceglie i secondi, sceglie gli ultimi, perché si possa vedere che è Lui che opera, non siamo noi ad operare, specialmente quando si fa il bene. Quando si fa il male, che non viene da Dio, viene purtroppo dalla nostra cattiva volontà, dalle nostre scelte da grandi, non da piccoli. Soltanto i bambini neonati non fanno problemi. Man mano che si cresce, si fanno dei problemi perché si vuole essere grandi. Ma Dio ha disposto così. Si rivela ai piccoli. E soltanto i piccoli possono vedere il regno di Dio, possono percepire, comprendere il regno di Dio, che è fatto di umiltà, di disponibilità, di gioia, di partecipazione, di servizio. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente sugli ammalati, sui sofferenti, che sono veramente piccoli. Che cosa possono fare se non aspettasse tutto dagli altri, come bambini? Così per i poveri, per i diseredati, per i disperati, non avendo niente da perdere, in che cosa possono sperare? Tutto dagli altri, ma soprattutto tutto da Dio. Ed è il segreto per superare tutte le difficoltà. Affidarsi completamente a Dio, come i bambini,
per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Tommaso d'Aquino, grande perché fu piccolo, piccolo, puro, innocente. E tutti i santi, e gli angeli, come il capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia.